Possiamo promettere che gli daremo il massimo dell'impegno. Empoli comunque sappiamo tutti i valori della squadra. Per cui ci può stare, magari siamo un po' rammaricati, no? Per i gol che abbiamo preso verso la fine, però comunque non possiamo essere scontenti perché comunque l'Empoli è una buona squadra. È brutto, non è bello prendere gol poi alla fine, sta ancora difficile da digerire, però come te l'ho detto prima è una buona squadra e ci sta. È una cosa bella questo questa concorrenza, è un modo di avere più voglia, più tutto, perché comunque è una concorrenza salutare che è uno che facciamo. Per cui nessuno vuole rimanere fuori, però quando rimani fuori comunque sai che c'è il compagno che comunque ci trovi bene e pensiamo tutti alla squadra. Quello è il più bello di questa squadra. Anche quando rimango fuori è importante che la squadra faccia bene, perché comunque se riusciamo a raggiungere l'obiettivo, quello che hanno giocato di meno, quello che hanno giocato un po' di più, tutti guadagnano con questo. È importante per tutti. Spero di sì. Comunque ognuno di noi, io anch'io, ci alleniamo per giocare la domenica. Per cui ognuno spera sempre la riconferma. Dobbiamo stare attenti a Bianchi perché sappiamo delle sue qualità e tutti i gol che ha fatto fino adesso, però penso comunque a tutta la squadra, dobbiamo stare attenti noi a fare una buona gara, avere l'approccio giusto e poi fare la gara tranquillamente. È una gara non come tutte le altre, anche perché comunque adesso cominciano a essere sempre di meno le partite e poi giocando contro il Torino che comunque è una squadra sulla carta importante e poi stanno dimostrando pure in campo. C'è sempre l'occhio, come si possa dire, l'occhio in più a questa gara. Dobbiamo stare attenti e dare del nostro meglio. Stiamo preparando bene questa partita anche per queste cose. È una squadra di grossi valori. Sappiamo tutti la squadra che è il Torino. E penso anche quando erano lì dietro che non stavano facendo bene, tutti noi già avevamo l'occhio sul Torino che da un momento all'altro poteva venire fuori come è venuto. Per cui non è solo su Bianchi ma con tutta la squadra. Noi pensiamo a ogni partita, dobbiamo guardare questa partita e cercare di dare il meglio e ottenere il massimo. E poi, secondo me è ancora un po' prestino per fare il conto, anche se mancano poche partite, però comunque la classifica siamo tutti lì ancora, si può accadere di tutto. Siccome noi siamo su, sicuramente più tensione abbiamo, perché comunque dobbiamo difendere il primo posto. Però non è questo, dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto, di entrare in campo tranquilli e cercare di dare il massimo. Se viene fuori sto pareggio perché tutte le due squadre sono meritate il pareggio, prendiamo questo punticino, perché anche un punto alla fine fa la differenza, l'importante è prendere anche un punto.